Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video e sono molto emozionata di fare questo video perché è un video sul filler labbra. Ebbene sì, oggi vado a fare il filler alle labbra. Allora, da premettere che le labbra in questo momento sono struccate, non ho veramente nulla, quindi almeno vediamo anche un prima e un dopo, durante il trattamento e ho deciso di sviluppare questo video proprio completo. Ciò che significa? Significa che vedrete il mio prima, che è appunto questo. Profilo eccetera eccetera, la mia descrizione perché ho deciso di farlo eccetera eccetera, e poi vedrete se riesco il durante e il passare delle giornate, quindi come piano piano le labbra si vanno a sgonfiare, perché ovviamente appena uscite dal chirurgo e vedete le labbra sono tipo a canotto, così, così possiamo dire in un termine non tecnico, ma non sarà il risultato definitivo perché in quel momento le labbra sono comunque state diciamo traumatizzate e di conseguenza sono molto più gonfie rispetto all'andamento poi dei veri giorni, quindi dei giorni successivi. Quindi passo passo vi farò vedere tutti i giorni per farvi vedere magari se ho lividini, se mi hanno fatto male, eccetera, eccetera. E in più magari risponderò alle vostre domande ed infine il risultato, quello che dovrebbe essere definitivo, tra virgolette, o comunque semipermanente, diciamo così. Allora, innanzitutto parliamo di che cos'è il filler. Io non sono un dottore, non sono una specialista, ma nella mia ignoranza praticamente loro ti iniettano tramite appunto una siringa, una ml di acido ialuronico. L'acido ialuronico viene prodotto naturalmente dal nostro corpo, quindi non è nulla di oddio che succederà, no, non è nulla di così scandaloso, ma è una cosa tra virgolette normale. L'acido ialuronico in teoria col passare del tempo tende a riassorbirsi, quindi diciamo che per avere un risultato non dico definitivo ma comunque che perdura nel tempo, i chirurghi, perlomeno quelli che, da cui mi sono rivolta io, mi hanno consigliato di fare la prima fiala e tempo massimo 6-8 mesi di ripetere il secondo trattamento. E io così ho fatto il filler la prima volta a febbraio e la seconda volta o a giugno, tipo fine giugno, i primi di luglio, una cosa del genere, quindi comunque proprio a 6 mesi di scadenza. Tutto questo l'ho fatto nel 2019, adesso attualmente siamo nel 2022, quindi parliamo che a marzo sono passati più o meno 3 anni e come vedete le mie labbra struccate naturali sono comunque molto belle, cioè nel senso che comunque io avevo un problema di definizione del labbro, che questo lato era leggermente più basso, ma adesso non c'è più. Sono comunque molto secche e hanno delle pieghettine e la cosa bella del filler è che appena lo fate queste pieghettine non si vedono più. E poi abbiamo il profilo. Il profilo del labbro sotto lo amo da morire. Il labbro sopra, come vedete, io appena avevo fatto il filler era più su, tipo così. Un pochino più a paperetta, se possiamo dire. Adesso piano piano sta scemando. Il profilo è leggermente piatto. Quindi ho deciso di andare dal chirurgo estetico per fare la mia terza fiala di filler. Andrò da un terzo, quindi sono andata da tre diversi che hanno fatto su di me diverse tecniche, due tecniche, insomma, c'è chi fa il peri, cioè il fuori, tutto il bordino, c'è chi te lo fa da dentro. Io ho provato tutte e due. Quella tecnica che mi era piaciuta di più per il profilo è sicuramente quella esterna, perché tende sostanzialmente a fare il labbro, soprattutto qui sopra, più delineato. Però dà un effetto un po' più artefatto, un po' più a paperella, mentre quello da dentro sembra quasi essere, tra virgolette, naturale. Quindi comunque sì, si nota che avete fatto il filler, ma passano quei 2 mesi e sembrano assolutamente naturali. Tant'è che comunque a me un pochino, io credo che un buon 30% a distanza di 3 anni sia ancora rimasto. Ovviamente sono mie considerazioni, ma un pochino di filler ancora c'è perché le mie labbra, il sotto devo dire secondo me no, perché anche la prima volta che sono andata dal chirurgo mi aveva fatto solo il sopra e solo un buchettino qui al sotto, non l'aveva toccato. La seconda volta l'aveva un po' toccato, ma niente di che. Infatti il secondo me è più o meno il mio naturale, mentre il sopra un po' di filler è rimasto, ma non così tanto perché io avevo proprio le labbra così sopra.
Ma vi basta vedere video vecchi dove praticamente il labbro non esisteva. Comunque sia, secondo me un buon 70-80% è stato praticamente riassorbito a distanza di 3 anni. Il risultato che ho attualmente è di labbra comunque naturali, morbide. Per nulla, dure, anche se voi la mordete, lo pizzicate, sento dolore e appunto si vede che è naturale, non è che ho qualcosa che fa sì che il mio labbro non senta o tipo ad esempio le protesi o altre cose, no? E soprattutto è una tecnica che sia invasiva, nel senso invasiva che ti puntina, però se mettono una buona crema anestetica in realtà non si sente nulla. Quindi io ho deciso di rivolgere al chirurgo perché mi piace l'effetto un po' più di labbra un po' più gonfie, rimanendo comunque naturali e soprattutto di labbra più carnose con un profilo più definito, anche perché io ho questo arco qui, l'arco di Cupido, molto definito e mi piace che il labbro sia anche di profilo molto più voluminoso. Quindi nulla, questo è il mio prima. Spero che se avete aperto questo video è semplicemente per il fatto che volete magari una mia esperienza e non siete qui per giudicare, quindi ognuno con le sue labbra, con i suoi soldi. Fa ciò che vuole. Mi dispiace se magari questo video non rispecchia ciò che magari voi siete o voi volete dalla vostra vita, ma io appunto ho deciso di sottopormi al filler perché mi piace tantissimo, perché io adoro la chirurgia estetica. Se fosse per me e per le mie finanze infinite, mi rifarei dalla testa ai piedi. Purtroppo non è così, però comunque nel mio piccolo il filler è uno sfizio, un regalo che mi voglio fare, costa poco, è accessibile a tutti e quindi lo andrò a fare. Io dal chirurgo pagherò 200 euro, mi ha detto che è la fialetta da 1 ml, ma poi vi confermerò dopo, perché comunque molto spesso ti dicono: no, guarda, per il tuo tipo devi fare quest'altra cosa, quest'altra. L'importante è che vi fanno fattura e che vi rilascino il barcode, non so come si chiama, comunque l'etichetta con il filler, la tipologia di filler che vi hanno iniettato, in modo che uno, se vi succede qualcosa, andate all'ospedale, sanno già che cos'è e vi danno le cose apposta. Due, perché appunto sapete cosa avete nelle vostre labbra e che non sono sostanze, che sono, non sono appunto regolamentate. Se così possiamo dire, e basta, dai, ci aggiorniamo nella giornata di oggi con il risultato appena fatto, che ovviamente ripeto sarà sgonfiato del un buon 60-70%. E basta, spero mi seguiate in questa avventura. No, no, che l'ho visto su Allora ragazzi, ho appena finito, questo è il risultato, ma ovviamente si sgonfierà, c'è ancora l'anestesia. A me piace tanto. Comunque adesso siamo da Guttilla, che è praticamente una gelateria, sono tipo le 6:30, quindi io cenerò con questo e al massimo mangerò un po' di frutta perché non posso mangiare cose calde, bevande calde, quindi il gelato o lo yogurt me lo faccio un po' più abbondante, ma almeno ceno. Allora ragazze, queste sono le mie labbra, sono passate esattamente proprio 24 ore da quando ho fatto il filler, infatti sono le 5 e io l'ho fatto alle 5 di ieri, però ovviamente il vero e proprio risultato si ha dopo circa 3 giorni da quando si fa il filler. Le labbra, come potete vedere, sono già molto molto gonfie, molto turgide, se così possiamo dire, e ovviamente l'impatto visivo è quello che è, ma non vi preoccupate perché circa il 60-70% di quello che avete nei primi giorni va via, perché so che molte quando poi fanno il filler si guardano allo specchio e si spaventano e non si piacciono. A parte, vabbè, a me piacciono anche così e magari rimanessero così, però insomma, per un effetto più naturale ovviamente vanno
come si dice, smontandosi, sgonfiandosi. Allora, più o meno ci ha messo una mezz'oretta per farlo. Il dolore è stato pari a zero perché infatti praticamente prima mi ha fatto l'anestesia, quella che usano i dentisti, quindi delle punturine sulle labbra nella parte superiore e nella parte inferiore che hanno proprio anestetizzato totalmente la zona, tant'è che io non sentivo quando mi toccava le labbra e rimanevo tipo come quando appunto vi iniettano nelle gengive i dentisti, no? Quindi siete proprio totalmente strane al dolore, non sentite assolutamente, assolutamente niente. Anche quando vi fa la punturina per mettervi l'anestesia, col fatto che lo fa sulle labbra, non si sente assolutamente niente. Cioè il dolore da 1 a 10 per me è stato 0. Quindi proprio state sicure e tranquille durante la situazione, perché comunque la maggior parte degli specialisti adesso ha sviluppato questa tecnica e quindi è assolutamente indolore, perché è uno degli aspetti che più vi preoccupa, è indolore. Il risultato delle labbra si ottiene sin da subito, perché sin da subito voi vedrete dei risultati. Non è tipo una chirurgia lenta, è una chirurgia che rimpolpa sin da subito. Ovviamente il risultato, come vi ho detto prima, definitivo si ha dopo circa 3 giorni da quando appunto avete fatto il filler. Altra cosa che ci tengo a dire: ogni chirurgo fa i prezzi a sé. Il filler, diciamo che varia dalle 200 fino ad arrivare alle 500 euro. Più o meno una media di quelli che ho trovato io a Roma si aggira tra i 200 e i 300 euro. Poi, ovviamente, magari quello che ha fatto il VIP, la VIP, sicuramente ha un prezzo più elevato. Si è fatto una certa nomina, una certa fama. E però, ecco, diciamo che il prezzo più o meno è quello. Allora, siccome sicuramente me lo chiederete, a me ha rilasciato la certificazione con il timbro. Vedete? Quindi, altra cosa importante che voi dovete vedere è che utilizzino prodotti appunto testati, certificati e assolutamente in linea con le normative vigenti. Per quanto riguarda diciamo il susseguirsi delle ore, quindi quando l'anestesia mi è andata via, devo essere onesta, le labbra erano molto gonfie e doloranti perché comunque le punturine si fanno nel contorno delle labbra e quindi comunque la zona è trattata, è sensibile, possono uscire dei lividini. A me ci sono proprio degli ematomi proprio piccolini qui, ma niente di particolare. La prima volta mi erano usciti molto di peggio, ma quello sostanzialmente è basato sulla vostra situazione. Quindi, se voi siete persone che io vi stringo qui e vi viene il livido è soggettivo, no? Ci sono persone che uno gli dà un pugno e non gli esce il livido. Chiaramente, in quel caso, ovviamente, quando farà il filler non gli verrà il livido. Altra cosa, per circa 12-24 ore non potete bere bevande calde, non vi potete truccare le labbra, quindi ecco, anche questo è da tenere in considerazione. Adesso ci aiuta il fatto di avere la mascherina, però sinceramente uno può stare tranquillamente senza truccare le labbra per 12-24 ore. Invece la cosa delle bevande calde l'ho un po' subita perché io sono caffè dipendente, quindi dovevo stare o attenta o evitarlo, e l'ho evitato. Idem del cappuccino, tisane, tè. Ecco, ho dovuto rinunciare a tutto, però insomma alla fine per poco tempo, quindi comunque è sopportabile. La sera mi hanno fatto tanto male, cioè nel senso che da un 1 a 10 il dolore era 6 più o meno. Per me però, che ho diciamo la soglia del dolore alto, quindi io lo definirei un bel, per una persona normale, anche un 7, cioè era presente, era un dolore diciamo costante che era sopportabilissimo, però se tu ti toccavi le labbra o magari facevi di questo, faceva male. Però ovviamente è una cosa assolutamente sopportabile e ti dura giusto il tempo che insomma il trauma passi. Quindi c'è, cioè, già questa mattina mi sono svegliata senza dolori. Quanto dura l'effetto del filler? Allora, è una domanda che mi avete fatto tra le tante, di cui la principale è: doloroso lì per lì? No. Quanto dura? Quello che hanno messo a me dura circa 8 mesi, ma io, reduce da altri 2 filler, vi dico che
Loro ti dicono una durata, ma poi è molto soggettivo. Per esempio, a me dopo 2 anni ancora avevo le labbra rimpolpate. Ovviamente tende sempre di più a diminuire, no? Fa così. Però può durarti anche 2 anni, benissimo, 1 anno e mezzo, o come può durarti 2 mesi, dipende molto dalle labbra. Poi, come si decide l'effetto che è più adatto al nostro viso? Questa è una domanda molto interessante e bisogna affidarsi a un buon chirurgo, perché ve lo dico, o anche vedendo tanti tanti lavori che ha fatto quel chirurgo e cercare foto non ritoccate, perché sono tutti buoni a ritoccarle, a farle meravigliose e poi alla fine non sono bravi. Vi dico, cercate un chirurgo che vi saprà consigliare la forma. Ad esempio io ho chiesto l'inversione del labbro, ossia quella cosa che vi dicevo del profilo di tirarlo su, e lei ha detto che era compatibile con la mia fisionomia. Infatti, quando ha finito ha detto: wow, che bel risultato, ti stanno proprio bene. Quindi, ovviamente, voi dovete cercare su internet un tipo di labbra come modello di ispirazione da fare, perché quando arrivate lì dovete essere preparate. Però, ovviamente, il chirurgo vi saprà indirizzare sia su quanti ml farvi, tipo chi ha le labbra più sottili, sicuramente 1 ml non sarà sufficiente, magari vi faranno 2 sedute, insomma, poi il chirurgo vi saprà suggerire. Una ragazza mi ha scritto: Michela, ho dei grumi sul labbro superiore, residui di un filler di 3 anni fa. Si può levare, infatti ti fanno una piccola punturina che praticamente aspira l'acido ialuronico. Si può fare in allattamento, ovviamente è sconsigliato e non si può fare in allattamento. Io, avendolo terminato perché ho perso il latte, l'ho potuto fare. Una mi ha chiesto: sapresti spiegare il dolore e fastidio che si sente? Tipo un pizzico costante sulle labbra, tipo però non un pizzico a strappare il labbro, no? Però tipo il labbro premuto, un dolore costante fisso di un dito che ti preme. Quanto dura il gonfiore appena fatto e vengono i lividi? Come vi ho detto, sì, vengono i lividi, possono venire i lividi, non è detto, e il gonfiore dura circa 3 giorni. Io ho concluso, questo è quanto. Ci vediamo domani per vedere com'è il risultato e poi al terzo giorno per fare una panoramica tra il prima e il dopo. Ovviamente vi lascio a voi di giudicare senza offendere, e soprattutto, cioè, potete giudicare pensando ma non scrivendo, perché chi scrive deve essere assolutamente educato. Allora, ragazzi, questo è il secondo giorno. Queste sono le mie labbra struccate. Come vedete, ho dei leggeri lividini, sono ancora gonfie. Domani, sicuramente, dopodomani ci sarà il risultato finale. Il dolore adesso è pressoché nullo, non mi fanno male, posso tranquillamente mangiare di tutto e le sto adorando perché stanno diventando piano piano più naturali, nel senso che si vedono meno, che sono così. Ci vediamo domani sempre con l'aggiornamento alle 5, perché ormai io vado di 24 ore in 24. Allora, ragazzi, eccomi qui dopo esattamente 7 giorni da quando ho fatto il filler labbra. Sono stata alla visita di controllo e è tutto regolare, tutto normale. Ovviamente poi molte di voi so che mi chiederanno il nome della dottoressa. Io ve lo scrivo giù nell'info box, ma in generale vi scriverò magari tra 5-6 mesi, quando il risultato comunque sarà definitivo, se mi sono effettivamente trovata bene e ve la consiglio oppure no. Comunque, a parte questo, la visita ovviamente era compresa nel prezzo. A parte questo, cos'altro dirvi? Ho aspettato 7 giorni per avere un risultato comunque bene o male definitivo da farvi vedere, perché tanto nei giorni a seguire, il terzo, il quarto, il quinto, alcuni punti erano ancora un po' gonfi oppure mi facevano male, eccetera, eccetera, ancora non erano sgonfiate, quindi era inutile fare un prima e un dopo tutti i giorni a seguire. Questo è bene o male il risultato definitivo. Adesso mi avvicino e vi farò vedere rispetto all'inizio il risultato che ho ottenuto, sia di profilo sia che sia frontalmente. Queste sono le labbra frontali e questo è il profilo. La cosa che possiamo subito notare è l'inversione, credo si dica così, del labbro superiore. Infatti, sia da un lato che dall'altro, il labbro adesso va verso l'alto ed era questo l'effetto che sinceramente ricercavo. Il labbro ancora è un pochino indolenzito, infatti io credo che
penso durerà altri 2 o 3 giorni, poi il resto va bene. E queste sono le mie labbra al naturale, no? Guardate, non ho assolutamente nulla sopra. Infatti, la cosa che mi piace è che sono anche più turgide, più colorate, non hanno più tantissime screpolature, vedete? Non lo so, a me questo risultato piace tantissimo, ovviamente è molto soggettivo e sono rimasta soddisfatta. Fatemi sapere voi cosa ve ne pare, sempre in modo educato, o comunque, insomma, fatemi sapere le vostre esperienze che avete avuto col filler labbra e quant'altro. Insomma, se siete di Roma, soprattutto a maggior ragione, fatemi sapere a chi vi siete rivolte e se vi è piaciuto o no il loro lavoro. Detto questo, io sto un pochino storta, quindi se vedete un po' la bocca con le braccia storte per questo, spero che questo video vi abbia comunque accompagnato in questa giornata e se vi va lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!